Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Crisis perché ovviamente anche in questo caso dobbiamo parlare della difficoltà X3 aggiunta proprio stamattina all'interno dell'evento del Blitzrad. Ovviamente per chi ha comunque un profilo navigato non è una difficoltà così pesante, anzi si riesce a concludere molto facilmente, così come anche la X1 e la X2. La X3 diciamo è leggermente più lunga magari per chi non ha determinati personaggi. Io per esempio giocando senza Arcanum, giocando praticamente con i mezzi di fortuna che avevo, sono comunque riuscito a perdere un po' di tempo che sicuramente avrei risparmiato se avessi avuto gli Arcanum. Questo mi sembra abbastanza logico, però anche se la difficoltà viene rappresentata con un 300.000 di power raccomandato, secondo me si può fare anche con qualcosa in meno, basta che ovviamente però si abbiano dei riferimenti ben precisi. Il team che ho utilizzato è praticamente lo stesso che vi ho fatto vedere anche per X1 ed X2. Non cambia niente. Questo è ciò che effettivamente io posso permettermi dal punto di vista acqua. E quindi sfrutto questo. Come power supero leggermente il consigliato di 300.000. E nonostante tutto vi posso dire che comunque ho perso quei 2-3 minuti di combattimento che sembrano pochi, ma se fatti su Ever Crisis possono anche essere tanti. Perché vi ricordo che su Ever Crisis bisogna riuscire, se possibile, a completare l'evento nel minor tempo possibile. Quindi è anche quello che segna la vostra potenza fondamentalmente. Per quanto riguarda la Crash, non credo di riuscire a fare qualcosa, almeno per ora, perché già con la X3 ho visto che ho perso tanto tempo, nonostante appunto sia una X3, quindi non difficilissima, ma diciamo medio. Quindi la Crash, secondo me, al momento con questo mio team è infattibile. Quindi lascio perdere proprio per il momento. Però il team per la X3 è praticamente lo stesso, quindi Cloud DPS acqua, Matt difensore in generale e poi Zac che invece fa da debuffer sub DPS per quanto riguarda ovviamente l'elemento dell'acqua. Cloud è il mio main DPS perché comunque ha la Maritime Sword, con il vestito nuovo della collab di Monster Hunter, così almeno riesco a fare qualche danno in più. E come stats, come potete vedere, alla fine non sono messo neanche tanto male. Se avessi avuto un Arcanum con queste stats sarebbe stato veramente top. Però purtroppo non ce l'ho, non c'ho neanche l'Elemental Mastery, però come potete notare anche le sub-weapon e ovviamente tutte le armi principali sono praticamente un riferimento al Boost Water e al Boost Attacco Fisico, che comunque sia 7 di Attacco Fisico, 6 di Boost Water non sono affatto male. Successivamente, per quanto riguarda Matt, ovviamente si concentra sull'healing, anche degli ottimi HP grazie al suo vestito da doc, dal medico di battaglia. Credo che questo sia uno dei vestiti migliori di tutto il gioco, letteralmente. Quindi resterà praticamente fisso sul mio Matt, con capacità di difendere da attacco fisico e magico e anche di buffare l'attacco fisico in questo caso perché comunque riesco in un modo o nell'altro a gestire entrambe le fasi. Ovviamente le cure sia singola che AOE per qualsiasi evenienza. E come potete vedere abbiamo un bel boost healing di 8 e il buff debuff extension di livello 3 anche grazie alle sub weapon che utilizzo. In più con la sub-weapon di Cloud Limit Break che incrementa l'attacco fisico di tutti gli alleati per dare un altro boost in più. Mentre invece Zac sub DPS, ottimi HP, buono anche il range di attacco fisico nonostante tutto, grazie soprattutto alla Black Whiskers che come potete vedere è già ad overboost 8 addirittura, quindi tanta roba. Infatti boost fisico è praticamente al massimo, boost water addirittura di livello 5, che non è male, e poi un boost ability fisico di livello 4. Quindi direi che comunque come portaborse, fondamentalmente come sub DPS in questo caso, non è affatto male.
Sub weapon anche in questo caso che vanno a potenziare per lo più l'attacco fisico e l'ability fisica, e soltanto un'arma al momento disponibile per incrementare il boost acqua e anche quello HP, che sinceramente schifo non fa, e infatti come potete vedere abbiamo anche un buonissimo numero di HP. È un team che funziona, questo è un po' più lento rispetto ovviamente a team con Arcanum che farebbero sicuramente molti più danni rispetto al mio team che comunque fa danni ma è un po' più lento, ma con Matt che riesce a mettere le difese, dà le cure, buffa e tutto, è un team che gira bene. Quindi vi lascio alla run, spero che al solito il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. ソルジャーの力見せてやれ。 まだまだ。 1.41423